Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Ecco, eccolo qua i microfoni di Umbria Radio. Ciao Filippo, una serata non tra quelle più brillanti della Perugia. Perugia un po' troppo ingenuo, soprattutto nel primo tempo, arrivava lì ai 16 metri, poi non riusciva a concludere, e poi ci sono quei due gol a difesa schierata che questa sera hanno un po' penalizzato la prestazione. Sì, questa sera diciamo che non siamo riusciti a essere cinici in certe occasioni. Penso che dal punto di vista del gioco dobbiamo essere soddisfatti, perché comunque abbiamo creato tanto e abbiamo pagato quelle poche azioni del Crotone, perché comunque loro sono un'ottima squadra, lottano per salvarsi, perciò comunque avevano tanta cattiveria e peccato, perché potevamo far meglio. Abbiamo concesso due occasioni appunto a difesa schierata dove magari potevamo far meglio, perciò dobbiamo lavorarci sopra e sabato comunque abbiamo già l'occasione di rifarci. La striscia in trasferta era obiettivamente molto lunga e difficile da proseguire, però magari manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità secondo te a questa squadra? Sì, appunto, come ho detto prima, magari dobbiamo sfruttare di più qualche occasione e magari dobbiamo cercare di pagare meno i nostri errori in difesa, perché magari abbiamo una piccola disattenzione e prendiamo subito gol, mentre le altre difese comunque per concederci a noi qualcosa di importante ci vuole molto di più, perciò su questo dobbiamo impegnarci maggiormente e lavorare sodo. Dal punto di vista personale, ormai diciamo sono tante partite che giochi, hai acquisito la fiducia del mister, insomma sei contento, tranne per la prestazione di questa sera, ovviamente complessiva della squadra, no? Sì, diciamo che vabbè, stasera non posso essere del tutto soddisfatto. Personalmente sono contento di come sto facendo, mi dispiace per il gol che non sono riuscito a fare, che poteva riaprire la partita, però bisogna continuare così, sempre a lavorare, sempre in crescendo, perché bisogna dimostrare che comunque il Perugia è una squadra da vetta. Grazie Filippo Sgarbi. Mister, un Perugia un po' troppo ingenuo, soprattutto nei 16 metri finali in attacco, e poi quelle due occasioni a difesa schierata che ultimamente non si erano viste. Sì, è una partita che per me abbiamo fatto pure abbastanza bene, ragazzi sono stati bravi, per me hanno interpretata bene, poi abbiamo avuto due disattenzioni, ci hanno bucato la fotocopia, dovevamo essere un pochino più decisi negli ultimi 20 metri nostri e anche nei loro, perché il primo tempo abbiamo trovato 3-4 ripartenze fatte bene, abbiamo fatto scelte un po' sbagliate dove potevamo almeno provarli a far male. Un verre un po' bloccato in mezzo alla gabbia costruita da Stroppa, trovato un po' difficoltà a giocare, e un Melchiorri credo un po' in ritardo ancora di condizione. Sì, Federico è stato fuori tanto e ha bisogno un po' di riprendere, sapevamo che magari può da fare un tempo forte e poi avremmo messo un altro giocatore, un cambio che sapevamo che dovevamo fare. Verre non può sempre decidere le partite, Verre, sennò la nazionale domani e ogni tanto qualcun altro deve fare Verre e deve fare qualche gol, tutto qua. Cambia qualcosa? Niente dal punto di vista della classifica, occasione persa per far qualcosa di meglio, oppure insomma si torna a Perugia con la consapevolezza che ancora diciamo nulla è perduto per quanto riguarda anche i posti più avanti rispetto al set? Ma no, abbiamo fatto, cambia poco, dai, vinci una, poi magari ne vinciamo la prossima. Il campionato è questo, anche le altre squadre fanno fatica a vincere con continuità. L'unica cosa che dispiace è che magari ogni tanto possiamo pareggiare, non pareggiamo mai. Crotone ha fatto una partita che per me è non migliore della nostra, e una partita come questa magari porti a casa un punto. A noi ancora questo non ce la facciamo, io non ho mai visto una squadra che non pareggia mai. Pesava questa striscia lunga in trasferta? No, ma non pensavo a niente, noi valutiamo partita per partita, è andata così, abbiamo fatto vittorie importanti fuori casa, oggi ho detto potevamo portare a casa un punto per quello che si è visto in campo, non meritavamo una sconfitta per me. Benevento? Benevento, adesso ci pensiamo, la squadra pure loro
squadra forte, però vediamo, possiamo fare punti con queste squadre, perché adesso arrivano tutte, perciò bisogna iniziare a non avere paura di nessuno, perché non dobbiamo avere paura di niente. Oggi siamo venuti a Crotone, un stadio importante, contro una squadra forte, e tutta questa differenza non l'ho vista, e perciò dobbiamo essere più consapevoli della nostra forza e sfruttarla. Tutto qua. Grazie mister. Ciao.